arrivano in silenzio e si mettono in fila fuori della mensa di Sant'Egidio a Trastevere, al centro di Roma. Italiani e stranieri uniti dalle difficoltà di una vita senza punti fermi. Ciascuno con la propria storia, tutte diverse e in fondo tutte simili. Perché sul lastrico non ci si nasce, ma ci si finisce, per colpa di una malattia, di un dramma familiare, di un lavoro perso. L'immagine romantica del barbone per scelta è quasi sempre falsa. Chi si ritrova ai margini della società lì rimane, perché le occasioni, al di là delle comunità e delle associazioni che operano nel sociale, sono poche. Come racconta Antonio, viene da Terrasini, provincia di Palermo. Io facevo uno di tutto, un bianchino, il muratore, mi arrangiavo, andavo anche a vendere pesce nel paese, con l'ambettino a tre ruote. Poi problemi in famiglia, la decisione di andarsene. Ho cominciato da Messina a salire, Messina, diciamo Reggio Calabria, Cosenza, Sapri, ho girato tutto. Sono stato anche in Milano, Torino. E l'incontro con la comunità? Mi trovavo alla stazione, allora un martedì così ho visto che hanno portato dei panini, insomma avevo un po' di fame, mi hanno dato due panini e ho mangiato. Che lei dormiva lì alla stazione? Mi arrangiavo qualche volta alla stazione, dove mi capitava. Oggi Antonio aiuta la comunità nelle sue attività come volontario. Com'è il periodo del Natale, come lo vive? Il Natale, stare insieme agli amici è una cosa bellissima. La discesa negli inferi della povertà è fatta di tanti gradini. Il più basso è quello di chi vive in strada, sempre più spesso in periferia, dove oltretutto è più difficile per i volontari raggiungere chi ha bisogno. 6.000 senza tetto solo a Roma. I più fortunati, se così si può dire, riescono a galleggiare grazie all'aiuto delle associazioni. La comunità di Sant'Egidio distribuisce alle persone in difficoltà questa guida su come trovare la risposta alle tante necessità. La situazione forse più drammatica è di chi aveva una vita normale, un lavoro, prima che un imprevisto cancellasse anni di sacrifici, come per Antonio. Sono stato per 30 anni ispettore capo delle assicurazioni generali a Piazza Venezia. Poi una malattia invalidante che costringe a lasciare il lavoro e la modesta pensione che non basta più per pagare una sistemazione. Ero appena pensionato, la pensione veniva mangiata dal patto in deroga. Vivo sottoterra, mi preparo per il dopo, in un box sottoterra. Abbiamo raccolto anche la storia incredibile di Farah, fino a un anno e mezzo fa, addetta all'ambasciata del Madagascar. Poi il colpo di Stato ha rovesciato il suo governo e si è trovata senza stipendio. Per mangiare devo andare qua a Sant'Egidio. E invece per la casa? Per com'è? La casa non posso più pagare perché non ho più soldi. Ma i nostri proprietari sono loro sono veramente gentili, ma non lo so quando loro possono aspettare ancora. Racconti diversi, con in comune la paura di rimanere soli, perché troppo spesso viene dimenticato che la marginalità non è solo un problema di sicurezza pubblica, ma soprattutto è il dramma di esseri umani.